Buongiorno a tutti voi. Ah, mi sto riprendendo veramente bene, bene, bene. Tempaccio bruttissimo. Stamattina sarei dovuto andare in Catalina Island perché ogni anno fanno praticamente, invitano tutti i dog master per vedere le cose nuove, bla bla bla. Pagano tutto, quindi vai. Ma l'hanno rimandato perché ci sono 12, no, 15 piedi di mare mosso tra Catalina e la costa. Quindi, potrebbe essere fastidioso per qualcuno. Quindi hanno cancellato, poi danno pioggia, infatti è nuvolissimo. Guarda che nuvolacce, la beppa, la beppa, che nuvoloni, noni, noni, la beppa. Oggi è sabato, Nicole deve andare a una festa con la nostra amica, io sono a casa con le bambine e ci divertiamo. Vai, andiamo, sabato partiamo. Let's go! Boom! Sono venuto qua perché lei e la Emilia stamattina si sono svegliate e continuavano a piangere e dire no, 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 voglio il latte, voglio il latte, voglio il latte, no, 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 no. Sono tornato al supermercato a prendere il latte perché l'abbiamo finito. E intanto Nicole mi fa, perché non compri anche le uova? Eggs? Eggs? Mi sa che la febbre e l'influenza mi ha dato un po' più... Mettiamo un po' a rincoglionire. Ah, andiamo, andiamo, siamo Ralph, andiamo Ralph, Ralph. Oh, il portafoglio. Se no come faccio a pagare? Nessuno ti deve nessuno. Andiamo. Salamino. Salamino. Questo è buono. Buono. Yes. Salame non deve mancare. Uova. Latte. Uova. Vediamo se c'è il pulcino dentro. C'è il pulcino, qua no. Vediamo quello dietro. Non c'è il pulcino. Ok. Mi ricordo da piccolo che ogni volta aprivo le confezioni con la paura di trovare il pulcino vivo. Quindi per colazione è tutto. Vai, no, ciao. Nutella, 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 Nutella. Trovata. Nutellazza. Nutella e crossa. Boom! Ralph è andato. Ora andiamo a casa e cuciniamo per le due pazze. Ah, tecnologia. Tecnologia. Sono andato a comprare un della frutta e praticamente mi ho dato uno di quei scatoloni delle banane, ok? E ora ce l'ho in macchina perché è comodo. Praticamente quando fai la spesa metti tutto dentro così non vai in giro per la macchina. Semplice, efficace e praticamente gratis. A dopo. Nell'Emilia staranno piangendo. Dai, il mio latte, 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 il mio latte! Arrivo! Arrivo! Sono fuori di testa oggi. Ciao! You lose your pants. Sta perdendo i pantaloni. Ragazzi, qua è arrivato un vento freddissimo oggi. Ah, veramente molto freddo da nord. E quindi non abbiamo le coperte. Non abbiamo le coperte per coprirci. Infatti qua le due vecchiette, the two old women right here,
like two old women right here, Vanessa e Nicole, with the blanket. Ciao! Con la copertina. Ragazzi, non ho più l'età. Andiamo. Quindi per stasera penso che non penso riusciremo a fare il mega schermo perché fa freddo. Fa freddo, quindi, e c'è vento anche, quindi non penso che, come dicevo ieri nel video, dice che tiene 20 nodi, ma non ci credo, quindi quindi niente video stasera, per stasera, magari domani vediamo, domani pomeriggio, domani sera vediamo. E quindi cosa facciamo ora? Andiamo con la mia bicicletta. Give me five. Ok ragazzi, ora. Quindi questa corda attaccata a questo with Emilia. Are you girls ready? Hold on a second. I know, hold yourself. Yay! Hold yourself, okay? Hi, Daddy! What are you doing over there? Hi! You're faster than me! Hold yourself! Sit down behind me, yeah. Go! Go back! Alright, ready? Go! 2, 3, go! Ready? Daddy, what? Let's do it again. So what? Do it again. Ready? But look what happened. What? Look what happened on the back. Amo queste cose. Amo fare queste cose per i miei figli, per i bambini in generale. Ci sono un sacco di bambini che purtroppo non hanno questa fortuna. Io non ho avuto questa fortuna. Ho avuto una padre fantastico per quanto ho potuto spendere tempo con lui, no! E quindi dedicare questo momento, no! Dedicare questi momenti con le mie piccole gioie è la cosa più bella. E quindi è importante. Quindi continuerò a farlo perché è bellissimo. Se avete un figlio, regalatelo un sorriso ogni volta, perché è importante. Oh no, dude, no, Leo, no. Leo, be careful. Be careful, Leo. Oh. Is that so fun? It's very fun? Abbiamo fatto un po' di improvement. Quindi abbiamo migliorato la situazione da questo giocattolino, what? A questo. Quindi, stesso sistema, attaccato alla ruota, dietro. E qui. All right, sit down, girls, boys, sit down, don't move, enjoy the ride. Let's do it. Andiamo.
abbiamo fatto questo piccolo ingegno per migliorare la stabilità. Andiamo! Louder! Yes, go! Louder! Definitivamente funziona meglio. Ora ragazzi, che serata freddissima, veramente fa freddissimo. Oh wow, quindi questo vento che arriva, che è arrivato dall'Alaska, freddissimo veramente. Wow, la serata è stata bellissima, divertente, come al solito. Vi devo dare una pulitina, aspetta un secondo. Col vento, c'è anche vento freddo ragazzi, c'è vento freddo. Facendo queste cose con le bambine, ovviamente mi vengono in mente tante cose a proposito di bambini e quindi mi viene veramente da pensare intanto quando vedo questi bambini che non hanno opportunità, non hanno comunque avuto o non hanno avuto non stanno avendo una vita facile, ok? Quindi mi aggancio a questo fine a questo discorso per darvi una come si dice, un piccolo, fatemi un piacere. Una mia carissima amica, una compagna di classe delle medie, pensa, mi ha contattato via Facebook e praticamente mi ha chiesto: Walter, puoi diffondere questo messaggio? Non chiediamo soldi, chiediamo soltanto dei like, quindi è una cosa molto genuina e semplice. Si chiama Sorriso, mi piace di cuore, Sorriso Riviera ASD Onlus. Praticamente è un gruppo di ginnastica artistica e atletica leggera, mira ad avvicinare alla pratica sportiva bambini e ragazzi con ritardo mentale che non trovano spazio presso altre associazioni sportive. Questa è una cosa bella, mi commuovo perché queste sono cose importanti. L'importante è che qua parliamo di America, non America, o di comunque di paesi belli o brutti. Alla fine quando hai una quando vedi queste cose non puoi fare a meno che fermarti e dire wow, è importante tutto questo, quello che seguiamo, che comunque ambizioni che abbiamo. E quindi questa è una cosa importante, bello. Metterò il link sotto alla fine. Fatemi un piacere, andate, fate un like. Non chiedono soldi, non chiedono soldi e non si chiede nulla, è soltanto per promuovere questa bellissima iniziativa. E poi ci sono comunque, c'è il link, vedrete benissimo di cosa si parla. E praticamente stanno cercando di raccogliere like per garantire strutture idonee, attrezzature, materiali dove poter svolgere attività. Quando vedi queste persone che dedicano vita e corpo per questi progetti, comunque è bello veramente. Questo volontariato è affascinante. Io e Nicola abbiamo fatto alcune cose quando le bambine specialmente erano uno show televisivo, e abbiamo donato un sacco di giocattoli che le bambine hanno ricevuto durante quel periodo di tempo con lo show da Disneyland. E quindi è bello, fa sentire bene anche con un piccolo sorriso, è comunque una cosa che fa bene. Quindi questo è un progetto che praticamente è un concorso più che un progetto, dove chi raggiungerà più like avrà la possibilità di vincere dei soldi finanziati. E praticamente sono 27 progetti che partecipano a questo concorso e soltanto 4 passeranno. Quindi
Andate a fare un giro e vedere, mettete un like, soltanto un like, non costa nulla, quindi è una cosa bella veramente, fa piacere. E quindi chiedo anche a tutti gli altri YouTuber che mi seguono o comunque che guardano i miei video, copiate il link, mettetelo sul vostro video e dispargete la voce perché è importante. Facciamo vedere la nostra presenza anche dall'estero. Quindi diamogli una mano a questi gruppi. E ok, ragazzi, dai, tutti gli youtuber di dietro, facciamo qualcosa di importante. Ciao.